Salve a tutti ragazzi! Bella, mi piace, fratella, sorella! Fratella, sorella, io bro! Da, fanculo, lo sapevo! Raga, ci siamo rifatti tutta la roba, pure se... No, abbiamo... no, c'è voluto un fottio, ragazzi! Vi ricordate quando abbiamo fatto la puntata della Nano Suit? Madonna! Beh, fatevi un po' un calcolo di quanto ci è voluto, no, abbiamo dovuto rifare da capo, che... quindi... Meno della metà del tempo alla fine, perché comunque c'è un bordello di materiale dentro le canne da zucchero. Sì, questo è vero, ma poi abbiamo... Vabbè, però... Oh, boh. Adesso, che abbiamo deciso di fare oggi? Ciao capo! Ed è per questo che abbiamo levato tutto il grano e abbiamo piantato Giesel. Vediamo quanti ne escono. Uno! Una carota. Due. Tre. Ce n'ho due. Quattro. Ce n'è un po' di... De che? Allora, no. De che? Allora. Oh, da quando è che sei diventato islamico? Da quando è? Sei, che sei... musulmano. Ecco, musulmano. Musulmano. Allora, ma che cazzo sta succede qua? Non lo so, forse perché piantiamo nello stesso punto insieme e allora fa sto casino. Fanculo. Ta buono. Dai, è buggato, vaffanculo. Ah, lo vedi. Ok, aspettiamo che cresce, intanto ci abbiamo sti... Ehi, ragazzi. Quindi ci abbiamo Slash, che oggi è molto arrapato e si vuole fottere lo stallone da monta. Slash, fottete. No, Slash mi hai tradito. No, che cazzo fai? Blu, cazzo, basta, li ho ucciso tutti, mi avete rotto il cazzo. Quello è maschio. No, vieni qua. No, vieni qua. Io! Che cazzo, perché hai rotto tutto il grano? Chi l'ha tolto? No, l'hai rotto, imbecille. Ah, non te lo ridà se lo rompi? Ce l'hai tu. Sei fortunato che ce n'ho tre stock da 64 perché ho raccolto questo tre... Chi è che manca il nostro? Vai via. No, è quel piccolino che è cresciuto. Deve morire. Ah, sei un uccisore di... No, assassino di merda. Oh, che cazzo, sono troppi sti ciocobbo di merda. Vaffanculo, li odio. Li potevi lasciare liberi, no? No, devono soffrire, cazzo. Soffrire. Perché Slash è l'unico giallo che c'abbiamo, maschio? Perché altri... No. No, non lo so perché. Tu ce l'hai. Sai, ancora il... Se quello verde verrà femmina e se quello verde verrà maschio, ho un nome. Che... Vercince d'Orige. Ancora? Già l'hanno dato sto nome che in altre cazzo? Serie. Allora, aspetta, muschio. Aspetta, ce n'avevo un botto, me l'ero fatto in bordello, aspetta. Muschio. Cingitorige. No, aspetta. Muschio. Aspetta. Muschio. Aspetta. Muschio. La troia non mi ricordo. Ah, fa culo, dai. Muschio. No, muschio non mi piace. Muschio è stupendo. Come osi. Mare. Asdrubale. Ok. Asdrubale Paolo. Asdrubale? Paolo. Ma la mucca che c'è nell'altra puntata? Ce n'è più di una veramente, eh. Stanno in giro. Ce n'è più di una, stanno in giro. Albè? Che cazzo vuoi? Mannaggia Skype, ti sento uno schifo. Oh, colpa di Skype, mica colpa mia. E c'ho un... due Lovely Giesel. Quanto è il breed time di coso? Di che? Tu quanti Lovely Giesel c'hai? Due. Fai accoppia. Slash si può già riaccoppia. No, ci vorrà un po'. Ha prodotto altri sperma? Sperma. Testosterone a cannone. C'era un ciocobo che era fermo qua. Ecco, c'è un ciocobo che è in bilico da tipo 20 puntate. No, è una femmina. Che palle. Un secondo. Vado a raccattare un ciocobo maschio giallo.
ragazzi, Valerio se n'è andato. Adesso posso dirvi veramente com'è. Lui è e un panzone. C'è quella chiamata. Quella chiamata che ti dice. Sì, la chiamata. Quella merdata mentre tu stai leggendo e ti dice: Viammagna. 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 Oh, ma nella palude spavano le mucche adesso. No, magna. Deve andare a mangiare davvero. Allora Adamo, cioè date e poi ricominciamo a registrare dopo. Fa una piccola pausa. Sì, basta che se ricorda, non si ricorderemo mai. Vabbè, stoppiamo e poi lo riappiccichiamo, no? E io invece c'ho un'altra idea. Alberto, sì. Io inquadro la cioco e Alberto vi costruisce tutta la stallone. No, manco per il cazzo. Sì. No, vai, Alberto, io costruisco lo stallone gigantesco, te inquadro lo stallone. Ma sto in palude. Stai? In palude. Appunto, dai, io vado a mangiare e tu costruisci. Ma addio budello. Bella, raga, ve lascio Alberto. Ciao. Col cazzo a coltello. Eh? Col cazzo a coltello. Cioè? Dio budello col cazzo a coltello. No, vabbè, no, te prego. Ma già interrotto la registrazione. No. L'ha interrotto o no? No. Quindi vabbè, posso bestemmiare o no? No, non l'ho interrotta. Non posso bestemmiare. Tu l'hai interrotta. No. E dai, vieni a costruire la strada dei Va Giacobbo. Bene, vado a costruire la stallona di Giacobbo. Io vado a mangiare. Bella. Sì, ma inquadrala, coglione. Ti è inquadrata, vado a mangiare, bella. A me mi sembra che non la guarda. Vabbè, lui dice che la sta a guardare, io non ci credo, ma va bene, uguale. Allora, io l'audio lo tengo. Che cazzo mi frega. Intanto io uccido sto ragnetto. A rimettere il pavimento e faccio sta benedetta stallona. Mortacci, che palle, non voglio, voglio la stallona. Andiamo a cuocere della roccia. Anzi no, prima tagliamo il legno mentre la roccia cuoce. Facciamo così. Allora, legno, piamo tutto quello che ci abbiamo mentre la roccia cuoce. Intanto cobblestone, tanta me ne serve. Ok, qualche stock da 64. Mi è stato chiesto di non ruotare più, quindi lo faccio cioè lo tengo in bocca. No, che schifo, che cazzo stavo per dire. Mi trattengo, ecco, mi trattengo, questo mi piace. Allora ragazzi, io l'audio lo tengo, cazzo mi frega, tanto quello è imbecille, manco se succede, non me lo metterà uguale, però io continuo. Allora. Le perle di saggezza. Taglio qua. Taglio da qua. Quanti alberelli. Un altro alberello. Oakwood, fantastico. Ho quello che volevo. Quello che volevo per Natale. Mamma, perché non mi hai regalato quello che volevo per Natale? Brutta zoccola! Oddio, quando sono da solo mi metto pure a fare le vocine. No, vi prego, raga, risparmiatemi. Io poi volevo pure scaricarmi un giochino per cazzi mia. Belle. Un giochino così tanto per divertirmi, per giocare. Che poi, se ce l'avete pure voi, quando una volta che l'ho scaricato, se poi magari, forse riesco a convincere Valeria a farci una serie, facciamo una bella partitozza insieme. Sì, me va. Sarete pochi, cioè siete ancora pochi, mi piace un sacco perché è molto piacevole avere dei fan fedeli che guardano i miei video. Ho visto un sacco di commenti, tutti simpatici. A proposito, non mi chiamate piscio nei commenti.
Perché non dovete fare quello che vi dice Valerio, non dovete farlo, non vi dovete far influenzare da quel coglione, l'ho detto, coglione, coglione ciccione. Pesa 90, quanto? 95 kg. Che però non vale. Sto di adesso lui che pesa 95 kg. Però lui è alto un casino, io invece sono un tappo de merda, cioè credo che lui pesa 95 kg, ne pesa 64, quello che cazzo è. Non vale per un cazzo. Non vale proprio, no, non mi piace, non mi piace. Allora, siamo quasi riusciti nell'intento di fare un cazzo di stone brick. Perché stavo a fare stone brick? Mi sono pure scordato io. No, da solo a me no, eh. Io poi impazzisco. Io divento matto come sti ciocob. A proposito di ciocob, vediamo se si accoppiano. No, non rischiamo. Poi quello si incazza. Quel coglione. Tutti nei commenti, come fate con me? Valerio, sei un coglione. Alberto mi ha detto di dirlo. Ve lo permetto io di scrivere sta cosa. Perché se qualcuno scrive Valerio è un coglione, guarda, diventa il mio fan preferito. Non sto scherzando. Non so che a voi me ne frega un cazzo. Però a me sì, che vedevo di. Allora, stone brick stairs. Famo sta bene maledetta scala. Scala, sì, beh. Andiamo bene, slash, buttati giù, vaffanculo, giù, giù da muro. Guarda, ah, cazzo, mortacci, beh, mori. Anastasia, te devi spostare. Mamma mia, che cagazzi questa. Oh, perfetto, adesso mi servono quell'altro normale, stone bricks. Tanto lo so che alla fine me lo mette in speed build. Quindi chi se ne frega? Io pure le parolacce. Le parole brutte brutte. No, non posso. Poi che impressione faccio? Devo anche pensare alla mia immagine. Già sembro un fesso. E comincio pure bestemmiato, pure un fesso volgare. Mamma mia, che vitaccia. La vita fa schifo, ricordatelo. E chiunque dica il contrario o è insecchio, non cerca di vendervi qualcosa. Oh, altra stone. Quindi se quel coglione mi avvertiva, io facevo come quando abbiamo fatto la ferrovia, ne facevo 3000 blocchi prima e almeno mi ritrovavo i blocchi già pronti. Invece io qua adesso sto 20 minuti a fare avanti e indietro come un deficiente e quello se ne sbatte, perché lui se ne sbatte. Oddio, ragazzi, sto a parlare pure male degli amici. Ma che cazzo, no, no, raga, no, non si può. Poi un altro po' prima metto pure la spoilerà. Ma che cazzo è? Non si fanno queste cose, io non so così. A proposito, raga, non so se quello che sto dicendo verrà mai. Se, cioè, lo sentirete mai, perché in questo momento io non penso che molto probabilmente Valerio questa cosa qua non la metterà nel video, perché sì, è lui a editare i video, visto che non c'ha un PC, c'ha una centrale nucleare. Allora li edita lui, quindi assai probabile che questa registrazione non la usi e tutte le minchiate che sto dicendo vaneggiando, perché questo, ragazzi, è vaneggiare, non le sentirete mai. Non so se è un bene o un male. È un bene, è un bene. Parliamo se chiaro, è un bene. Ah, voglia se è un bene. Sa me credono tutti pazzo, pure completamente scemo. Non so quale dei due sia meglio, eh. Ho deciso di farlo versione capannetta, che ne dite? Non perdete in cazzo, però ditelo nei commenti se vi piace a me. Perché in genere, se ci penso un attimo, c'è un po' più di originalità, ma così, su due piedi, dumble.
Non so mica se esce una banana. Porca troia, sti jetpack, quanto li odio che non stanno mai. Oh no! Aia, mortacci tua. E dritte carica. Ah. Allora, adesso ho finito le scale. No, è una tortura, non ce la posso fare. Aia! Devo smettere. Molta il casco pure se non mi faccio male che dico aia. Agna, agna. Cazzo, mo mi danno pure il copyright per pubblicità. No, non penso che mi danno il copyright. Esiste il copyright per pubblicità, raga? Penso che no. E la so fa pubblicità perché mi dovrebbero rompere le palle col copyright. Du, 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 du. Non so che dire. Comunque quell'imbecille Valerio è un piscio. È un piscio imbecille. Piscio. Gli vedete nei commenti. Valerio sei un piscio. Sei un piscio di vacca. Sei un piscio acido di toro. No, 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 no. Piscio acido di vacca. Di quelli che fanno puzza tutto. Tutto. Come i gatti, c'è presente il maschio gatto quando fa il piscio? Che io ho presente perché una volta un gatto mi è entrato in casa e cominciava a pisciare per il garage. Gli andava bene che era in garage perché c'ho i cani a casa, quello se li mangiavano, no? Una volta mi hanno sanati vicini, io ho dovuto ripiare il gatto sul cazzo di albero, la scala, che un altro posto lo mangiano. Non fraintendetemi, sono dei cani fantastici, li amo. Sono bellissimi, belli, specie il nuovo arrivato. La bestia enorme, bellissimo. Ah, così, senti, mi scopate un pochino, fate vedere, allora. Slash e Anastasia. Scopate. Ciao bambino verde! Ciao bambino verde! Cazzo sì! Cazzo sì! Cazzo sì! 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 Aia, aia! You are the best! Oh, cazzo, lo sto a rifare! Cantiamone un'altra, allora, intanto ciocco per... No, non sta qua. Eccolo qua. Ciao campo verde! Eh? Ciao campo verde! Dove? Lo fate copia mo'.